Una frase del Vangelo di San Giovanni, l'amore più grande, ispirerà la prossima ostensione della Sindone a Torino dal 19 aprile al 24 giugno 2015. Tre giorni prima della chiusura, il 21 giugno, anche Papa Francesco si recherà nel capoluogo piemontese in pellegrinaggio, come ha detto all'udienza generale del 5 novembre scorso, per venerare la Sacra Sindone e onorare San Giovanni Bosco nella ricorrenza bicentenaria della sua nascita. Presentando l'iniziativa in sala stampa vaticana, l'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, ha posto l'accento sull'amore che questo telo suscita, sul donare la vita e sull'amore di Dio che si fa presente in Gesù, nella morte e nella resurrezione. Lo vogliamo preparare dal punto di vista spirituale. Per esempio, abbiamo già avviato una lettura sistematica nelle parrocchie, nelle comunità dell'Evangelii Gaudium, perché vogliamo che la venuta del Papa sia preceduta da una conoscenza, da un'accoglienza di quello che è il suo messaggio fondamentale che ci ha dato in questa lettera apostolica, no? Che riguarda appunto la Chiesa, che riguarda i giovani, che riguarda l'evangelizzazione, che ha bisogno di essere rinnovata profondamente anche nel nostro territorio. Torino è pronta ad accogliere quasi 2 milioni di visitatori previsti a 4 anni dalla visita di Papa Benedetto XVI. È già attivo il sito internet www.sindone.org, dove è possibile effettuare la prenotazione della visita. Saranno 3.500 volontari dislocati in tutta la città, luogo simbolo di tanti santi sociali, a partire da Don Giovanni Bosco, l'educatore per eccellenza, per arrivare a Don Luigi Orione e a Don Domenico Savio. Malati e giovani caratterizzeranno insieme l'ostensione del 2015. Noi vorremmo che appunto giovani e mondo della sofferenza dialogassero, si trovassero insieme, perché a volte dove ci sono i sofferenti non ci sono i giovani perché hanno altre, diciamo, anche impegni, no? Perché non vogliono, ma magari insomma no, non è facile. E dove ci sono appunto i giovani non si trovano magari i sofferenti. Abbiamo voluto che questi due soggetti non fossero solo protagonisti della sindone, dell'ostensione, ma diventassero anche co-protagonisti insieme, no? Che si trovassero veramente insieme. Nel messaggio per l'ostensione televisiva in Mondovisione, il 30 marzo 2013, Papa Francesco aveva invitato a lasciarsi raggiungere da questo sguardo che non cerca i nostri occhi, ma il nostro cuore. Sul telo la scienza si è interrogata, ma ha detto Monsignor Nosiglia, non ha dato risposte sicure. Di fronte all'incertezza, però, noi troviamo la certezza della fede. C'è chi viene per curiosità, c'è chi viene ovviamente per devozione, ma tutti escono fuori, ecco, segnati. È un dato di fatto questo. C'è qualcosa che si trasmette. La ragione Papa Francesco diceva che è lui che ci guarda, che non siamo noi che guardiamo lui, no? C'è qualcosa o qualcuno, io direi, che appunto in quel momento penetra nel cuore e nella coscienza delle persone che magari anche per curiosità, ma escono fuori diverse in qualche misura.